Sindaco, sono stati avviati dei procedimenti per l'installazione apatrica di alcuni impianti di rifiuti che sarebbero impattanti per il territorio. Sono state effettuate numerose battaglie. Come sta andando adesso? C'è qualche preoccupazione in più? Ma siamo sempre preoccupati e dobbiamo essere sempre vigili. Noi sulla battaglia ambientale pensiamo di aver dato davvero un segnale pesantissimo. Il sottoscritto ha abbandonato il partito in cui risiedeva, è stato molto duro con i nostri rappresentanti regionali, con il presidente della regione, ha contestato fortemente l'indirizzo politico dato dalla regione Lazio, e cioè quello di individuare i nostri territori come discariche, come diciamo aree sulle quali si potesse investire con impianti che trattano rifiuti. Quest'area nostra ha già dato molto, è stato fatto tanto, sono state poche le risposte che ci sono state date, che ci sono state, che avevamo chiesto in sede, per esempio, di manifestazioni, quindi c'è stato un silenzio assordante. Ci sono stati anche procedimenti giudiziari, sono accadute delle cose in Regione Lazio. Noi non abbiamo, in questo caso riteniamo che non sia nemmeno opportuno esultare o comunque prendersi i meriti di un qualche cosa. Noi diciamo e continuiamo a dire che su quest'area in questo momento c'è bisogno della bonifica, e quindi contestiamo fortemente i procedimenti in essere, che continuano ad esserci, e che sicuramente vedranno ancora una volta l'amministrazione comunale e il sottoscritto presenti